Belli ragazzi, sono Aren. Eccoci qua in questo nuovo video dove vi faccio vedere come sbloccare il Paga Punch nella nuova mappa Male Antico. Come nel precedente video, raga, vi ricordo di attivare il manufatto sentinella. Se non sapete come farlo, passate nei miei precedenti video e lo troverete. Ok, una volta che l'avrete attivato, potrete trovare due altari di questo tipo nella mappa. Uno appunto questo che vi ho fatto vedere appunto 2 secondi fa, e il secondo invece lo troverete qua nell'incrocio delle tesorerie. Questa briglia dorata sarà il pezzo che vi servirà. Una volta che interagite, spawnerà il mini boss della mappa, che ormai credo tutti sappiano chi sia, questo bell'octopus di quelli strani. Ok, se volete prendete il pezzo e lo sudo, altrimenti lo lasciate lì. Una volta che avete fatto ciò, raga, vi dirigete verso Pegaso, che lo noterete comunque già a distanza, e a terra ci sarà questo simbolo. Basta che interagite e vi farà calcare Pegaso. Pegaso vi invita a volare. Forza, bello, al galoppo! Non credevo che un cavallo mi avrebbe fatto girare la testa. Wow, bello! Non andare verso quella cascata. Merda, ce n'è ancora di qua! Dite alla pizia che niente vi fermerà. Dopo aver finito questa mini cutscene, raga, ci troveremo in questo nuovo luogo, in cui avremo due vie, una a destra e una a sinistra. Noi dovremo andare in entrambe, anche se adesso avevo sbagliato strada perché poi ho fatto un giro di quelli stranissimi. Infatti poi spunto dalla parte di sinistra e vi faccio vedere come, diciamo, liberare uno dei due uccelli appunto che si devono liberare per attivare il Paga Punch. Adesso, questo che vedete adesso è l'uccello che potete trovare nella strada di sinistra. Per aprirlo, cioè per liberarlo, vi basterà attivare l'abilità speciale e sparargli, o comunque fargli un attacco vicino a lui. Adesso, come vedete, questa era la strada di sinistra, come ho detto poco fa. Nella strada di destra dovrete scendere sempre da destra, restando sul bordo e non andando in mezzo, e troverete questa piccola cella, diciamo, sospesa in aria. Voi dovrete far altro che sparare appunto nella catena e questa cadrà. Nuovamente caricherete l'abilità speciale e liberate anche esso. Fatto ciò, raga, una volta che avete finito tutte cose, l'uccello inizierà a svolazzare e vi dirigerà in questo posto in cui era andato prima per sbaglio. Comunque, dopo aver fatto questo mini step appunto di sopravvivere con questi scheletri, anche se c'avevo pure il boss che rompeva un po', niente raga, il pack si aprirà e potrete iniziare a pacapangiare le vostre armi. A differenza delle altre mappe, ovviamente la skin, diciamo, del pack è cambiata. Ora fra un po' ve la faccio anche vedere. Io per il resto, raga, vi saluto. Come sempre vi ricordo di passare da Instagram, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto, di lasciare un bel like. Ci becchiamo un prossimo video. Bella! Adesso vedo di continuo creature assurde. Com'è potuto accadere?